Devo intervistare una meravigliosa, che anzi, se non arriva Ursula, intervistiamo assieme, Beh, per senti. forza, mi No. sono precipitata da Roma, ho registrato l'ultima parte di trasmissione per essere qui, quindi a questo punto non mi muovo dal palco. Allora, Francesca Panigutto di Cassa Diva, intervistiamo, che è una... Ah, questa... Io non so se sto facendo bene o male, io mi sono buttata per amor di Mirta, Hai fatto molto Ho bene, te fatto lo dico io, bene. molto Allora, bene. vieni qua perché io così pare che debba Ma stare poi su... guarda la meraviglia, non so se No, notate, no? attenzione, Voi che attenzione. siete mondo L, Abbiamo cioè lei con la sopra camicia verde, io col tagliar lilla e lei che il mette mix, insieme, cioè esatto. capisci? L'armocromia esiste, signori miei, e Scusami. non la usa solo Elie Schlein, anche noi. Ma Infatti siamo mi metto la proprio... sciarpetta, ora che ci penso. Allora, Francesca Panigutto, te la presento, c'ha un nome bellissimo, IFG, no, ho detto bene, guarda il microfono, ESG. ISG, manager di Cassa Diva. Cassa Diva, io ho incontrato Cassa Diva diverse volte nella mia vita, una volta sul set di un film, Diva, e quindi come produttori. Altre volte come produttori di serie e poi scopro che Cassa Diva Group è addirittura un gruppo che in realtà è evento, eccetera. Io ti vorrei chiedere questo. Cosa facciamo? Intanto cosa fate? Bel nome, molto sostenibile, Domanda casta. principale subito è come mai vi chiamate Cassa Diva? Perché Esatto. questo è meraviglioso. Beh, diciamo il nostro presidente. Microfono, microfono, infatti. Il nostro presidente ha preso proprio questo nome del cinema perché nasciamo come casa di produzione, quindi cinematografica. Dopodiché negli anni siamo cresciuti, siamo un gruppo internazionale quotato in borsa e ci occupiamo di produzioni Sentite? cinematografiche, televisive, Perché serie televisive, eventi, comunicazione. Insomma, facciamo un po' tutto quello che è inerente alla comunicazione a 360 gradi. E ovviamente poi ringrazio sempre Andrea De Micheli, che è il presidente, perché poi ci sono delle persone come me che hanno dei sogni, che oltre alla comunicazione sono molto sensibili a tutto quello che è la sostenibilità, non solo ambientale, ma soprattutto quella inclusiva. sociale inclusiva. E quindi scelgono persone come me, che sulla carta forse in Italia è un po' difficile scegliere, mettere ai vertici, no? Capelli rosa, tatuaggi, donna, lesbica, giovane, ci sono tutte le Non so se avete capito. Avevamo preparato un po' questa introduzione per non farci passare inosservati. Abbiamo messe insieme, quindi mi occupo quindi da un anno ormai di ESG. No, diciamo, questo ci tenevo a dirlo, è la prima intervista di oggi sul tema sostenibilità, e entertainment, audiovisivo, teatro, poi vedremo. Quindi, io volevo capire, e noi siamo donne pratiche, vogliamo parlare di buone Esatto. pratiche e vogliamo capire, intanto che cosa vuol dire sostenibilità all'interno, certamente, dell'azienda, mi pare che tu l'abbia detto benissimo, hai espresso con pochi concetti, ma chiaramente, e hai anche reso omaggio, diciamo, a un uomo che ha avuto la capacità di scegliere questo. Esatto. E però vorrei capire, ecco, che cosa succede? Io me lo chiedo sempre perché non me lo spiegano mai abbastanza pur facendo questo lavoro, poi Mirta avrà delle curiosità molto migliori di mie, ma cosa succede oggi sui set, cioè i set, la produzione? Perché quelli sono tutto tranne che la sostenibilità, diciamo, no? Diciamo che è un mondo molto molto complesso da gestire in termini di sostenibilità e quindi la filosofia di... Sì, Lei non lo vuole scusate, sapere il io apro il microfono. microfono. Diciamo che la filosofia di Casta Diva è quella di fare piccole azioni concrete ma reali rispetto un po' e comunque il fil rouge di tutta la giornata, di non fare grandi proclami, di non fare cose poi inaccessibili. La stessa cosa avviene nei set. Sostanzialmente è difficile colmare poi l'impronta, no, carbonica perché pensiamo a una produzione cinematografica o televisiva, noi muoviamo anche Esatto. 30-40 persone giornalmente con dei voli aerei. È molto complesso quindi essere sostenibili. E quindi cosa si cerca di fare? Si cerca di fare delle azioni concrete poi sui set, che sembrano banali ma non lo sono. Pensiamo al tema del catering e allo spreco alimentare. In tutti i set c'è una grandissima quantità di cibo sempre a disposizione delle maestranze che lavorano H24 su turni e tutte le comparse, gli attori e quant'altro.
Noi ogni volta che affrontiamo un set prendiamo ormai da un paio d'anni accordi con tutte le associazioni sul territorio per non sprecare il cibo. Quindi oltre ad avere solo monoporzioni su ovviamente packaging sostenibile, il più sostenibile possibile, che vengono trasformate, a Milano si chiamano schiscette, non so a Napoli, ma in contenitori da portarsi a casa, quindi ognuno poi si ciba di quello che non ha mangiato durante la giornata, ma comunque c'è uno spreco e questo spreco viene colmato donandole alle associazioni su tutto il territorio italiano ed estero, perché noi lavoriamo su circa 16 paesi, quindi siamo una realtà molto complessa. Questo solo per quanto riguarda il cibo. Poi c'è tutta la sostenibilità dei trasporti locali, che vuol dire incentivare l'utilizzo, sembra assurdo, ma in città per esempio come Milano le nostre diciamo maestranze, i nostri runner si spostano con le biciclette elettriche, e questo è un grande modo diverso di fare set a quello che insomma siamo abituati, no? Dove i runner si spostano con questi furgoni tutto il giorno avanti e indietro, inquinando tantissimo. Quindi in realtà si possono fare veramente piccole azioni concrete. Voi lavorate moltissimo sulla pubblicità, moltissimo, che è uno dei settori più spreconi, diciamo. Assolutamente. Per tessere subito un elogio della. Anche se ormai tantissime aziende come la mia si appoggiano a diciamo delle società che ci aiutano ad essere meno spreconi. Noi in particolare ci affidiamo a Green the Bid, che è questa società internazionale che tramite delle, chiamiamole semplici ma semplici non sono, delle checklist, ci aiuta in qualsiasi set, in qualsiasi produzione nazionale, internazionale, a capire se stiamo facendo le cose in modo giusto. Quindi è una lista lunghissima di per ogni cosa, non solo ambientale, perché c'è una sostenibilità che è anche poi inclusiva, quindi anche quando arriviamo in un territorio di comportarci come il territorio richiede, no? Noi lavoriamo anche con i paesi arabi, in tantissimi contesti dove ci sono cose da tener conto, e quindi questo Green the Bid ci aiuta ad essere sostenibili. Monitoriamo ogni fine set quello che abbiamo fatto secondo questo protocollo, e devo dire che i grandi gruppi per cui lavoriamo, internazionali, per cui siamo hub di produzione da 15-20 anni e non ci mollano più e siamo molto contenti, a ogni fine set ricevono un report preciso su tutto quello che è stato fatto, non è stato fatto, poteva essere fatto meglio, e andiamo poi a correggerlo. Tutto il tema che lei poneva dello spreco alimentare, su cui ci sono grandissime realtà, perché il banco alimentare, esatto, è una realtà meravigliosa, meravigliosa. Pensate che hanno fatto il banco dell'energia sullo stesso modello, sì. E quindi per esempio un altro tema mi veniva in mente, intendo quello che tu dicevi con Piera, no? Su tutte le piccole buone pratiche concrete, esatto, che possono essere fondamentali, a parte che chi produce contenuti può avere anche, secondo me, un ruolo fondamentale nel tipo di contenuti che promuove, esatto. Quindi naturalmente un'educazione a tutto campo su come vivere in maniera sostenibile, chi fa, ce lo faccio io con l'informazione, lo fa Piera con l'informazione, però naturalmente voi create l'immaginario collettivo e quindi quello è fondamentale. Però c'è anche il tema per esempio dell'energia, perché i set sono anche questo, sono energivore, mi verrebbe da dire. Sì, questo è un tema sicuramente tra i più complessi, perché rendere sostenibile un set è difficile, dipendere dalle fonti rinnovabili è complesso, però ci si sta provando, quindi una parte dell'energia che utilizziamo sui set proviene da fonti rinnovabili. Dobbiamo essere sinceri e onesti, come ho sentito tra l'altro da tutti i relatori di oggi, dire che è impossibile pensare di essere al 100% sostenibili. Però se tutti quanti lo siamo in parte, l'esserlo tutti quanti sicuramente ci aiuterà a compensare, a raggiungere gli obiettivi che ci ha dato l'Unione Europea per il 2030. Quindi sicuramente ognuno di noi deve fare una piccola parte per questo. Ma passa dalle piccole cose, no? Perché pensiamo non solo allo spreco alimentare, ma allo spreco dell'acqua. E a tutto quello che è, come ci diceva anche oggi vicepresidente Ferrarelle, su quello che è poi il contenitore dell'acqua. Noi come Castadiva siamo riusciti a fare le borracce per le maestranze, che sembra una cosa semplice ma non è. No, convincere un elettricista che lavora 18 ore sui nostri set a prendere la borraccia e riempirsela nel boccione è una grande sfida. Perché per esempio questo è il tema, va a riempire, cioè ognuno di noi ci prova, poi a me mi capita che a metà, esatto, giornata mi finisce la borraccia, dico, esatto, caspita, una bottiglietta d'acqua. La borraccia, se posso dire, uno dei fallimenti
commenti delle cose, bisogna trovare un'altra soluzione, perché anche queste borracce che tutti regalano, che tutti offrono, ma io vedo sui set è impossibile, ma anche sui posti di lavoro molto difficile, è molto difficile se non sei molto motivato. Devi essere molto motivato, molto motivato. Però questo parte poi, che è l'altra, diciamo, iniziale della sigla, no? ESG dalla governance, nel senso che se poi sono accaduta dalla testa dell'azienda tutte buone pratiche che riesci a diciamo rendere proprie di ogni singolo dipendente dell'azienda, diventa tutto più facile. Le mie ragazze, io ho un team fantastico di ormai 20 persone, sono loro stesse le prime a dirmi, magari tra una riunione e l'altra, vado a riempirti io la borraccia. Cioè ce l'hanno proprio ormai nel loro DNA, ma non solo perché, come dico sempre, non è che siamo solo socialmente utili, etici e quant'altro, hanno anche dei propri obiettivi a fine anno, che è giusto dare come governance. Cioè gli obiettivi non sono solo sul business, ma anche sulle buone pratiche che ognuno di noi deve fare all'interno dell'azienda, e quindi vanno incentivate anche quelle, perché è esattamente un obiettivo come quello di business, migliorarsi quotidianamente e portare a casa e portare in azienda queste pratiche. Che c'è una commissione, no? Quando ci siamo parlate io e Piero si diceva delle borse, del riciclo, no? Quando si va. Che meraviglia, sai che ho cambiato tutto da quella chiacchiera. Esatto, quindi l'idea di andare al mercato con la propria borsa o al supermercato sembra una banalità, ma quante borse risparmiamo se lo facciamo tutti i giorni, no? Io ho comprato la retina di corda. Esatto, perché quella è un po' più chic. Che no, è un po' più chic, ma soprattutto non è una retina di plastica, che quindi ritorna alla stessa cosa. No, io volevo dire una cosa, scusa, che questo famoso reuse, reduce and recycling è veramente la parola d'ordine oggi. Sui set c'è un tema che forse voi sperimentate meno, ma avrei voluto, e nel prossime occasione mi piacerebbe, ieri c'era Carlo Poggioli con noi, è venuto a trovarci al party, sta preparando adesso tutto il film di Sorrentino. Ecco, il tema dei costumi è un tema estremamente affascinante, perché sono i temi dei costumi, del repertorio dei costumi, di come oggi vengono riutilizzati. Spesso nascono anche dei problemi di diritti, perché alcuni vengono riutilizzati i costumi. Però questo è un territorio veramente affascinante, tutto da esplorare. Non so se voi avete un procedimento anche sui costumi. Poi credo che, se fatemi un segno, perché io ormai sono persa in una galassia, Mirta Merlino, Legend, neanche io so più niente. Quando faccio quest'ultima domanda, e poi ci siamo. È comunque un'esperienza fantastica oggi. No, bisogna dire che posso dire una cosa, poi io ho scritto un libro che si chiama Donne che sfidano la tempesta, in cui mi lamentavo di una sola cosa nel mondo femminile, tra di noi, e cioè della mancanza totale della capacità di fare squadra e di essere solidali, che è uno dei grandi problemi che abbiamo, motivo per il quale poi ci bypassano spesso e volentieri, anzi se arriviamo diventiamo ancora più... come dire, attenti al nostro spazietto, a non lasciare posto ad altre. Beh, oggi livello di solidarietà che ha dimostrato nei miei confronti questa donna piena di tassi e anche la sua ospite, Francesca. Che insomma, onestamente, io torno a casa con una bella soddisfazione. No, ma io ero nell'ultima fila perché dovevo ricaricare il telefonino, hai capito? Quindi a un certo punto ho detto, ma se si scarica il telefonino, andiamo a salutare. Perché poi Mieta è anche un giurato del David, bisogna dirlo. Quindi sono grata e vorrei dire una cosa, ne approfitto, scusate per uno spazio. Al David abbiamo inserito la scheda per tutti i film che si scrivono da quest'anno, proprio con i comportamenti che sono stati tenuti sul set nella produzione, cioè dal punto di vista della sostenibilità. Hanno risposto la metà, ma va bene, andiamo, è già un buon risultato. Sono rimasti un po' sconvolti, sì. Comunque, niente. Io grazie di questo. Tu hai partecipato a una kermesse indimenticabile, quindi io sono molto grata a Mirta, perché poi, insomma, è vero, ci unisce un premio, ma ci unisce anche, insomma, questa forza delle donne, quindi mi pare, no? Quando c'è, dai. Almeno quella che si vede. Assolutamente sì, insomma, il momento in cui noi cominceremo a pensare che chiunque di noi arrivi un filino in alto nella vita, ha il dovere preciso di mandar giù l'ascensore e far salire qualche altra, diventeremo molto più forti tutte, poco ma sicuro. Vabbè, ma qua nessuno manda giù e manda su, e questo è stato un bellissimo momento. Grazie a voi.